Ciao a tutti, nuovo video. Sono appena rientrata a casa dopo i miei soliti giretti tra supermercato e cose varie e visto che il tempo oggi è abbastanza buono, ho deciso di registrare un altro video così da non dover usare le luci e non stare a fare prove, diciamo, anche per un video haul. Voglio mostrarvi oggi gli acquisti che ho fatto a Milano da Tiger. Allora, io so che tutti trovano un sacco di cose da Tiger, che tutti acquistano tantissimo. Io sinceramente ci sono stata 4-5 volte nella mia vita e non sono sempre uscita senza niente. La volta scorsa, quando sono stata a fine ottobre a Milano, avevo visto un negozio che mi era sembrato molto interessante, sempre ovviamente di Tiger, nella stazione Garibaldi. Quella dove ci sono sia le metro sia i treni, quando appunto ero stata in Piazza Gaia Aulenti e ero arrivata appunto in quella stazione lì, avevo visto questo Tiger che aveva anche tutte quelle mensoline carine a triangolo, a cerchio, insomma, che di solito negli altri Tiger io non avevo mai visto, solo che ero piena di cose. Avevo già, siccome sarei tornata in treno, non sapevo più dove metterle e quindi avevo evitato. Stavolta, visto che domenica appunto ci siamo stati di nuovo, ho deciso di entrare e guardare un po' se c'era qualcosa di interessante. E sinceramente qualcosa di interessante c'era, anche se alcune cosine ho dovuto lasciarle perché non c'erano quelle che volevo. Adesso vi faccio vedere un po' che cosa ho acquistato. Allora, direi prima cosa lavagnette per tutti, perché ho preso questa lavagnetta qui a forma di nuvoletta che mi sembra molto carina, soprattutto adesso vedete la telecamera e tutto quanto, ma vabbè, mi sembra molto carina soprattutto per la stanza. L'unica cosa è che aveva un po' tutti i pezzettini del gessetto dietro un po' rotto, non so se si capirà, ma l'altra che era rimasta non aveva né il gessetto né la cosina, insomma, per pulirla. E quindi ho detto vabbè, la pulirò io questa una volta aperta e meglio di niente. E mi è sembrata veramente carina carina per la camera e visto che sono sempre alla ricerca di cose bianche e nere, soprattutto nere, ho deciso di prenderla. Sempre a proposito di cose bianche e nere, c'erano anche delle lettere molto carine, che mi sarebbero piaciute per tenere appunto qui sulla mia cassettiera, solo che ovviamente le lettere che volevo io non c'erano e quindi niente, però molto carine, ci tornerò per vedere se riuscirò a trovarle. Come dicevo, a proposito di lavagnette fissa di questo mio acquisto da Tiger, ho preso anche questa qui per la cucina. Io ho la cucina grigia e rossa, questa ci può stare, mi è piaciuta e siccome era da tempo che volevo una lavagnetta per la cucina, ho deciso di acquistare questa qui. Mi sembra costo 3 euro, l'altra 4, forse questa 3. Poi se trovo i prezzi, non so neanche se lo scontrino, ma se trovo i prezzi, ve li lascio nell'info box. Altra cosa acquistata sempre sul nero, ma non per me stavolta, è, aspettate che tolgo la busta, è questo cestino di cui, che abbiamo veramente faticato per toglierlo dagli suoi fratelli perché queste forme si incastrano e quindi praticamente erano tutti un blocco. Questo cestino nero che userà il mio fidanzato in ufficio da lui, e lo cercava da un po', non trovavo mai niente di simile, quindi abbiamo deciso di prendere questo. Un'altra cosa che ho acquistato sono questi paper tape, questi rotolini, diciamo, adesivi colorati. Ce n'erano veramente tantissimi. Per chi è appassionato di queste cose, li super consigliati perché erano veramente molto carini. C'erano questi più sottili con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fantasie in due o tre versioni. E poi c'erano quelli più larghi, quindi tipo larghi così, e c'erano due versioni. Ce n'erano anche i dorati con dei cuori molto molto belli, infatti ero tentata di prendere quelli, però dopo ho pensato che userò più loro e io questi qui li uso soprattutto per chiudere i sample, magari che preparo per qualche amica o da spedire e per chiudere i pacchetti, insomma, per queste cose qua. Mi sembra 3 euro questa confezione o 3 o 2 euro, comunque prezzi ottimi perché normalmente questi rotolini molto carini e molto simpatici hanno dei costi allucinanti. L'altra
un'altra cosa che ho acquistato e di cui sono veramente contentissima, anche se non l'ho vista aperta, quindi boh, adesso vedremo, magari riesco a aprirla, è questo set, questo organizer per il make-up, di quelli classici in plastica trasparente, come ci sono da Muji ad esempio, o in tanti altri posti, solo che io li trovavo sempre solo aperti, e invece questo qui ha due cassettini, e io voglio tenere il più possibile i prodotti al chiuso. E quindi quando ho visto questo qua ho detto, cavoli, perfetto. Ah, vedete mo? Allora, questo è il disegno. Io pensavo ci fossero due cassetti con questa parte sopra aperta, attaccata. Invece è ancora meglio, molto meglio così. Perfetto! Invece ci sono i due cassetti, che sono questi. Troppo carino. Davvero troppo carino. Guardate, i due cassettini così. Mamma mia, questo è quello che cercavo. Sì, sì. I due cassettini chiusi, fatti in questo modo, e poi sopra quest'altra parte che potete mettere appunto sopra questi due oppure anche da un'altra, in un'altra zona della vostra postazione. Io ne ho uno simile a questo, un po' più alto, rosa, e sì, non è che massimo come colore, però è lo stesso, perché ormai non avendo più la postazione in camera da letto non mi importa che sia tutto sui toni trasparenti, bianchi o neri, perciò è lo stesso, lo uso, ma io preferisco sempre, se posso, andare su un colore più neutro. Quindi veramente carino, carino, carino. E questo l'ho pagato 10 euro, me lo ricordo. C'è, mamma, c'era anche quello solo per tipo i rossetti, quindi il classico cubotto, e costava 3 euro, veramente poco, ma non l'ho preso perché i rossetti di solito io preferisco tenerli sempre al chiuso, quindi in altri tipi di soluzioni. Però ve lo consiglio, se passate e lo vedete, o magari se voi non avete queste fisse che ho io della polvere e quant'altro, anche quello solo dei rossetti è veramente molto molto carino e soprattutto molto economico, perché tante volte queste soluzioni qui sono piuttosto carette, quindi non sono proprio abbordabilissime, insomma, per quello che in realtà sono, cioè della plastica e nulla di più. Sì, direi che sono queste le cose che abbiamo preso. Poi abbiamo preso anche, cioè mia mamma ha preso delle decorazioni a palla, tipo delle palle grandi così, un po' colorate ma sul tenue, con dentro le lucine, e le abbiamo già attaccate una volta tornate a casa, erano veramente molto carine anche quelle. Sì, direi che stavolta sono soddisfatta. C'erano anche altre cose comunque che non male, magari non per l'arredamento che posso avere io o per il mio gusto, però c'erano veramente cose interessanti che solitamente io, ripeto, non avevo mai visto. C'erano anche tutte quelle manine da tenere appunto come accessori e oggettini vari sui mobili, come porta anelli, alcuni li utilizzano insomma con varie soluzioni, e molto 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 carino. Sì 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 sì, devo dire che stavolta sono soddisfatta del mio giro da Tiger. Fatemi sapere voi di solito cosa acquistate da Tiger. Io non mi sono azzardata a prendere nulla di alimentare, però so che tanti utilizzano anche, insomma, acquistano anche cibo, quindi magari se c'è qualcosa che mi consigliate ditemelo nei commenti. Se avete appunto qualcosina che voi prendete sempre, che magari io non ho visto o qui non ho fatto caso, perché le cose sono veramente tantissime e non volevo stare a perdere troppo tempo perché dovevamo tornare a casa, quindi è stato un giro abbastanza veloce, fatemi sapere nei commenti, così la prossima volta che ci torno do un'occhiata ancora meglio. Niente, grazie per aver guardato anche questo video, io vi mando un bacio grande e se vi andrà ci vedremo al prossimo. Ciao!